Il digiuno lo possono fare veramente tutti? In realtà ci sono delle categorie a rischio per fare il digiuno. Tra queste categorie ci sono ad esempio le persone che hanno disturbi alimentari, ci sono le persone che hanno dei gravi tumori, okay, in stadio avanzato, o persone, soprattutto questo per quanto riguarda il digiuno secco, che hanno problemi renali. Tutte queste categorie hanno bisogno di essere seguite in modo attento, okay, in modo da non avere nessun tipo di effetto collaterale. Invece, sorpresa, sorpresa, alcune condizioni come la maternità o l'allattamento in realtà non sono incompatibili con il digiuno. È anche vero che sono condizioni abbastanza stressogene, per cui bisogna valutare personalmente e imparare ad ascoltarsi se è il caso o no di farlo.